Le competenze per diventare notai partono già dalla fase di studio, quando si è ancora all'università. Ma io credo, quando si parla di competenze, e spesso ricordo questo ai giovani, due cose occorrono sostanzialmente: una grandissima voglia di studiare, e quella veramente serve fuori dal comune, perché vuol dire sacrificare giornate, weekend, vacanze allo studio, e poi una memoria un po' fuori dal comune. Una laurea in giurisprudenza, laurea magistrale. A seguito della laurea occorre un periodo di pratica di 18 mesi che può iniziare già durante l'ultimo anno di università, e poi si partecipa a un concorso pubblico. È un concorso impegnativo, un concorso per il quale bisogna studiare moltissimo, anche in considerazione del fatto che la porta è piuttosto stretta, numero di concorrenti rispetto al numero dei posti a concorso. Il notaio riceve dei clienti, li ascolta e poi, con un certo grado di empatia, perché questo è fondamentale, traduce le loro esigenze in uno strumento che è solido e capace di durare nel tempo. E che io credo che la vera soddisfazione e la vera funzione che il notaio deve essere capace di comunicare all'esterno è questa straordinaria capacità di ascolto. Il lavoro del notaio nell'immaginario collettivo consiste nello stipulare atti di compravendita, nello stipulare atti di mutuo, nell'occuparsi di successione, nel lavorare in campo societario con le assemblee delle società piuttosto che le cessioni di quote, le cessioni d'azienda. Questo è quello che tutti pensano normalmente sia il lavoro del notaio, ed è vero, e ovviamente sta vivendo la crisi legata a questa ripresa con la crisi energetica, con la guerra. Il notariato e i notai sono calati nella realtà della società in cui si trovano a vivere. In qualche modo risentono di tutte quelle che sono le difficoltà del mercato del lavoro in generale. Occupandoci di compravendite, occupandoci di successioni, occupandosi di societario, il nostro mercato risente molto delle situazioni, e magari un settore che si trova in crisi in un determinato periodo può essere supportato da un settore che invece emerge o comunque rimbalza in un altro. Mi sentirei di dire che, pur in una situazione di crisi generale, il notariato riesce a mantenersi vivo e a presentarsi all'esterno con un pregevole stato di salute, pur con le difficoltà, come dicevo prima, che in qualche modo risentono le difficoltà del paese e del mondo intero.